Salve a tutti, benvenuti a San Siro, la Scala del Calcio, lo stadio di casa di due tra le squadre italiane più celebri e titolate, Milan e Inter. Oggi si affrontano Milan e Torino. Io sono Fabio Caressa e qui con me c'è Luca Marchegiani. Ciao Fabio, buon divertimento a te e a tutti gli appassionati che amano questo grande sport. Vediamo dunque gli schieramenti delle due squadre. Alla gara. Decidono di giocarla all'indietro. Borini. Suso. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Ansaldi. Obi. Jaic. Ansaldi allarga sulla fascia. Un po' di indecisione sul da farsi. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Cerca il passaggio profondo. Il gioco riprenderà con la rimessa dal fondo. Bella azione sulla corsia di sinistra. Palla larga in profondità. Prova il filtrante. Belotti riceve la palla. Allontana il pericolo. Palla riconquistata immediatamente. Rincon. Kalinic. Cerca la fondo. Palla a piedi. Ecco Kalinic. Beh, non aveva scelta in questa occasione. Cerca la profondità. Pericolo! Libera tempestivamente. Palla in profondità sulla fascia. Iago Falche. Si poteva immaginare che questa fosse una partita tattica. Obiettivamente mi aspettavo qualche cosa di più. Se una delle due la vuole vincere, deve tentare di attaccare in una maniera più efficace. Obi, di forza. Baselli. Provano a ripartire da dietro. Biglia. Kalinic. Palla giocata alta sulla fascia. Rodriguez riesce ad intercettare. Ultimo passaggio impreciso, poteva essere una buona opportunità. Ha cercato di sfondare per vie centrali, ma non ha avuto fortuna. Di Silvestri. Rodriguez prova la verticalizzazione. Cerca di allungare il gioco. Borini scatta verso il pallone. Primo tempo che si conclude dunque qui. I 22 in campo si dirigono verso il tunnel che porta negli spogliatoi. Prima parte di gara senza reti. Si ripartirà dallo stesso risultato con cui è iniziata la partita.
Si parte per la seconda frazione di gioco. E dopo l'intervallo il punteggio è ancora fermo sullo 0-0. De Silvestri. Iago Falche ci mette il fisico e conquista il pallone. Cerca spazio. E trova bene il compagno. Buon lancio. L'azione riprenderà con una rimessa laterale. Iago Falche. È davvero una bella serie di passaggi questa. Cerca la profondità sulla fascia. Iago Falche riceve in posizione interessante. Palla in mezzo. Intercetta il passaggio. Pericolo. Credo che questa sia la prima volta che provano ad attaccare per vie centrali. Finora hanno preferito sfruttare le corsie laterali. Kalinic si allunga per arrivare al pallone. Baselli. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Jajic. Siamo ancora in attesa del primo gol, per il momento 0-0. Rodriguez. Vedo che la difesa non sale più, non punta sul fuorigioco. E vogliono proteggersi dalle chance per tirare. Un gran gol di Suso. C'è voluto un po', ma adesso sono in vantaggio. La difesa era ben schierata, ma è riuscito comunque a trovare lo spazio e a insacchiare. Un pessimo cliente per qualsiasi difesa, l'ha appena dimostrato. Hanno provato a ostacolarlo in tutti i modi, ma lui si è liberato di prepotenza. Gran gol. C'è movimento lì a bordo campo e dunque forze fresche in gioco. Valdifiori avrà il compito di creare occasioni in profondità con le sue doti di uomo assist. Si riparte dall'1-0. Sono in svantaggio, ma c'è ancora tempo per ribaltare la situazione e rimontare il gol di scarto. Baselli. Questo che devono fare, devono insistere. Non hanno altra scelta, devono buttarsi in avanti. Assolutamente. Si riprenderà con una rimessa laterale. Eccolo qui, è arrivato il momento del cambio. In effetti non ne aveva più. L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo. Jajic. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Il Torino ha optato subito per un altro cambio. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. Sembra che l'allenatore abbia scelto la marcatura uomo per gli elementi più pericolosi. La scelta è giusta, ma dovevano pensarci prima, secondo me. Si sono resi conto troppo tardi che forse qualcuno qui meritava delle attenzioni particolari. Si libera la grande, mette la palla dentro. Ecco il tiro. E insacca! Un gol importantissimo! E questo gol dà loro ancora maggiore sicurezza. Davanti alla porta, tutto solo, non poteva sbagliare. Gli hanno concesso troppo spazio e lui si è preso tutto il tempo per prendere la mira e buttarla dentro.
arrivato il momento dell'ultimo cambio a disposizione della squadra. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco. A 0 dunque. Baselli allarga sulla fascia, prova la giocata nello spazio, vuole il lancio filtro, va di testa, ottimo disimpegno, lo spazza via. Borini, gioca con un pallone lungo. L'assistente dell'arbitro segnala giustamente la posizione irregolare. Lancio lungo del portiere. Baselli allarga il gioco a destra. Vuole la profondità. Baselli la gioca all'indietro. Cerca di lanciare il compagno. È libero di creare pericolo. Valdifiori è in ottima posizione. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Non c'è più tempo, finisce qui. Ed escono meritatamente vittoriosi dopo una grande partita. Hanno dimostrato personalità, impegno e sicurezza oggi. Il direttore di gara sancisce la fine. Qual è la tua opinione sulla gara?